Dubbi geopolitici parte 1. Ma perché esistono due Congo? Spoiler, c'entra il colonialismo. Il Congo era un potente ed esteso regno dell'Africa centrale, ma soprattutto è un fiume molto lungo, che taglia praticamente a metà il continente. Attorno al 1880, il re belga Leopoldo II inviò una spedizione a est del fiume, si impadronì di quel territorio e lo chiamò Stato Libero del Congo. In realtà impose un regime di terrore e costrinse i locali a raccogliere caucciù per lui. Saltò più di qualche mano. Nello stesso periodo, l'esploratore italo-francese Pietro Savornin di Brazzard reclamò il territorio a ovest del fiume. Questo era decisamente più piccolo di quello belga, ma venne comunque incluso nei possedimenti di Parigi. La conferenza di Berlino del 1885 sancì la spartizione. Saltiamo decenni di sfruttamento e arriviamo al 1960. I Congo diventano indipendenti. La capitale della Repubblica è Brazzaville. Quella della Repubblica Democratica è, ditelo voi, Leopoldville. Almeno fino al 1971, quando lo squisito Mobutu le cambiò nome nell'attuale Kinshasa.